parliamo di dinamica, intanto diciamo, diamo la definizione di forza, ecco, possiamo dire che la forza rappresenta un'azione che è in grado di causare o di modificare il moto di un corpo. E pensiamo al corpo rappresentato in figura, il corpo C, dotato di velocità v con 0 all'istante t0, e questa è la forza F. All'istante T1 lo stesso corpo C avrà una velocità, in questo caso rappresentata vettorialmente col vettore verde in figura, V con 1, diversa dalla velocità che aveva all'istante T0. Naturalmente questa variazione del vettore velocità è dovuta all'applicazione della forza F. Ricordiamo che la variazione del vettore velocità è intesa come variazione vettoriale in modulo, direzione e verso. Le forze, diciamo che hanno due effetti, possiamo parlare di un effetto statico o di un effetto dinamico. Ora, l'effetto statico provoca delle deformazioni sul corpo. Pensiamo a quest'asta vincolata in due punti A e B, a cui è applicata la forza F. La deformazione dell'asta è la seguente: si ha un'inflessione, il corpo è in equilibrio, ma c'è comunque una deformazione. E diciamo che la deformazione può portare alla rottura se si supera uno stato deformativo, diciamo, eccessivo, uno stato limite. L'effetto dinamico invece delle forze può essere interpretato in questi termini: provoca una variazione dello stato di quiete, se il corpo inizialmente aveva una velocità nulla, o di moto di un corpo. Pensiamo a un corpo in quiete, l'applicazione della forza varia, abbiamo visto prima il vettore velocità. Pensiamo a un corpo che si muove con velocità v, l'applicazione di una forza contribuisce alla variazione vettoriale della velocità che il corpo aveva all'istante t con 0. Quindi in questo caso si parla di effetto dinamico. Le forze possono essere anche classificate come forze di contatto o forze a distanza. Forze di contatto, prendiamo ad esempio questo blocco che poggia su un piano orizzontale. Sappiamo che possono essere esercitate, ecco, il corpo si sta muovendo a velocità v, quindi qui ho rappresentato un attrito dinamico, una reazione vincolare. Sappiamo che stiamo parlando della reazione esercitata naturalmente dal piano su cui agisce il corpo sul corpo C, e qui ho indicato reazione vincolare v e forza di attrito dinamico F con D. Vabbè, per fare un esempio di forze di contatto abbiamo pensato ovviamente a questo tipo di forze. Forze a distanza, pensiamo alle forze magnetiche, alle forze elettriche, alle forze gravitazionali. Quindi abbiamo fatto quindi una classificazione vedendo appunto la natura delle forze dal punto di vista di forze di contatto, forze a distanza e dal punto di vista degli effetti delle forze come effetto statico, ovvero effetto naturalmente dinamico. Passiamo alla slide successiva. Qui invece parliamo del vettore forza. È ovvio che la forza intesa, cioè rispetta tutto ciò che riguarda l'algebra del calcolo vettoriale. Le forze sono grandezze vettoriali, quindi dotate di intensità o modulo, direzione verso e punto di applicazione. Quindi valgono le regole dell'algebra. Qui ho rappresentato una forza F1, una forza F2, regola del parallelogramma, ho indicato il risultante, somma delle due forze. Qui ho indicato, ho rappresentato un corpo C con tre forze agenti su di esso, ma naturalmente immaginiamo tutte le forze che possono agire su questo corpo, e con la somma vettoriale di queste tre forze si chiama risultante se le tre forze sono quelle che agiscono naturalmente sul corpo. Ora è chiaro che potrei continuare a rappresentare nel nostro caso ancora altre forze, come per esempio la forza peso e la reazione naturalmente vincolare. Ecco, qui io potrei appunto rappresentare, oltre a quelle che ho indicato, la forza peso, e nulla vieta che si possa naturalmente rappresentare la reazione vincolare. Quindi indichiamo il peso, indichiamolo con Fp, che è un altro vettore. È chiaro che in questo caso dirò che la somma anche di Fp, a cui sommerò i vari contributi di tutte le forze, prende il nome di vettore risultante. Cosa dobbiamo ricordare? Ricordiamo che se il risultante di tutte le forze
è nullo, cioè la somma di queste forze agenti sul corpo è zero vettore, il vettore è nullo, il corpo è in equilibrio. Quindi parlare di corpo in equilibrio significa parlare di un corpo il cui risultante risulta essere naturalmente nullo. Poi abbiamo uno strumento con il quale si misura la forza, si chiama dinamometro, quindi simile a questo strumento c'è questa molla all'interno e applicando una forza all'estremità di questo strumento siamo in grado di leggere l'intensità della forza applicata appunto a questo strumento. Quindi diciamo ancora questo, che la forza è una grandezza derivata, non è una grandezza fondamentale, e la sua unità di misura è nel sistema internazionale di Newton e si ottiene dal prodotto della unità di misura della massa per l'accelerazione, quindi abbiamo massa in chilogrammi per accelerazione metro su secondo al quadrato. Dinamica. Ora qui adesso analizziamo un attimino quello, noi abbiamo fatto nelle lezioni precedenti la cinematica, adesso parliamo di dinamica. Diciamo che la dinamica è la parte della fisica che studia naturalmente il moto dei corpi e le cause che lo determinano, ovvero lo modificano. Questo è importante. Nella dinamica distinguiamo tre principi fondamentali. Il primo principio della dinamica, il secondo principio, F uguale a M per A, risultante delle forze agenti sul corpo uguale alla massa per l'accelerazione del corpo, e il terzo principio, detto anche principio di azione e reazione, principi che noi enunciamo in un sistema di riferimento inerziale. Quindi il primo principio: ogni corpo se sottoposto a forze con risultante nulla continua o persevera in uno stato di quiete o di moto rettilineo uniforme. E lo scrivo qui: ogni corpo persevera. Questo è un corpo a cui ho applicato delle forze, il cui se sottoposto a forze la cui risultante è nulla. Beh, in questo caso io dovrei dire questo: che la somma di queste di tutte queste forze applicate deve essere uguale al vettore nullo, e naturalmente questo porta a dire che il corpo persevera nello stato di quiete se a velocità nulla o di moto rettilineo uniforme, cioè in questo caso se il vettore velocità è un vettore applicato qui in verde, il corpo continuerà a muoversi di moto rettilineo uniforme. Qui abbiamo un osservatore in un sistema di riferimento inerziale. Il secondo principio invece cosa dice? Dice questo, che praticamente la forza risultante, parliamo di somma delle forze agenti sul corpo, è uguale al prodotto della massa per l'accelerazione del corpo. Quindi quando io ho un corpo e ho un insieme di forze agenti, devo fare la somma vettoriale delle forze per scrivere che FR è uguale ad M per A. V è il vettore velocità, A è l'accelerazione. E questo è un osservatore di riferimento inerziale che sta osservando questo corpo a cui sono applicate le forze F1, F2, F3, F4. Ricordiamo che F con R, che io scrivo in questa relazione, è la somma vettoriale delle forze agenti sul corpo, ed è quello che noi chiamiamo il risultante. Terzo principio, cosa dice il terzo principio? Fondamentalmente è il famoso principio di azione e reazione: ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Beh, qui ho indicato questo corpo agente su questo piano, in condizioni di quiete, naturalmente, e di quindi il corpo in equilibrio. Qui ho indicato due vettori forza, questa è la reazione che esercita il pavimento sul corpo e questa è la forza che esercita il corpo sul pavimento, sono uguali opposte, agiscono su corpi diversi. Il primo principio: ogni corpo, abbiamo detto, se sottoposto a forze con risultante nulla persevera nello stato di quiete di moto rettilineo uniforme. Ecco, il primo principio è detto principio anche di inerzia, e ricordiamo che l'inerzia in fisica rappresenta la tendenza di un corpo a mantenere lo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, quindi è una resistenza del corpo che manifesta a opporsi alla variazione del suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme. Esprime, quindi questo è un concetto importante, io qui ho scritto la tendenza di un corpo a mantenere lo stato di quiete di moto rettilineo uniforme, e l'inerzia è proporzionale alla massa di un corpo. Quindi perché? Perché sappiamo che può capitare, no, di osservare che, ecco, se mettiamo in moto un corpo o cerchiamo di fermare un corpo in moto, troviamo una maggiore inerzia se il corpo ha una massa importante, no? Questo
lo associamo alla massa del corpo. Quindi da questo si deduce che l'inerzia di un corpo è proporzionale alla massa. Qui io rappresento un riferimento inerziale in osservatore, qui abbiamo un corpo a cui sono soggette, cioè a cui sono applicate queste forze. Ricordiamo che qui ho scritto la somma uguale a zero, quindi è un corpo il cui risultante è nullo, si sta muovendo a velocità costante. Beh, qui c'è una massa m, la massa m del corpo, ho indicato velocità costante, quindi qui sto rappresentando naturalmente il principio di inerzia, cioè ogni corpo, in questo caso un corpo sottoposto a forze il cui risultante è nullo, persevera nello stato di quiete, questo persevera nello stato di moto rettilineo uniforme. Quindi questo corpo si muoverà avendo una velocità v costante di moto rettilineo uniforme. Adesso passiamo al secondo principio della dinamica, che troviamo scritto in questa formulazione: FR uguale a MPA, M è l'inerzia del corpo, FR è il risultante delle forze applicate al corpo, A è la variazione, ricordiamo che l'accelerazione è il rapporto delta V su delta T. E possiamo anche dedurre che raddoppiando, triplicando, quadruplicando la forza si ha che raddoppia, triplica, quadruplica anche l'accelerazione. Quindi la costante di proporzionalità tra la forza e l'accelerazione è la massa, che rappresenta, abbiamo detto prima, una misura dell'inerzia del corpo, cioè più è grande la massa, maggiore è la resistenza che il corpo oppone alla variazione del suo stato di quiete se il corpo era in quiete, o di moto rettilineo uniforme se il corpo era in moto rettilineo uniforme. Quindi diciamo che il secondo principio di dinamica è un principio molto importante e ci dice che l'unico moto che possiamo avere quando il risultante delle forze agenti su un corpo è nullo, se il corpo si muove di moto a velocità costante, è quella di moto rettilineo uniforme. Quindi quando noi abbiamo studiato nella cinematica il moto rettilineo uniforme, l'abbiamo studiato in questo modo pensando che sul corpo agissero una serie di forze il cui risultante appunto è zero, oppure sul corpo non agissero forze. Quindi questo è l'enunciato del secondo principio della dinamica, FR uguale ad M per A. Arriviamo al terzo principio della dinamica. Con il terzo principio della dinamica si afferma che l'interazione tra corpi avviene con coppie di forze. Qui abbiamo un corpo C1 e un corpo C2, il corpo C2 esercita la forza F12 sul corpo C1 e il corpo C1 risponde esercitando la forza F21. Agiscono su corpi diversi ma sono uguali in modulo, ma il verso cambia. È un principio importantissimo che si trova in molti esempi, no, della vita quotidiana. Pensiamo agli oggetti che poggiano su piani o allo stesso corpo, no, che agisce durante uno spostamento. Noi sappiamo che le interazioni che avvengono con tutto ciò che ci circonda sono interazioni che possiamo interpretare come interazioni uguali opposte agenti su corpi diversi, in cui proprio si legge il terzo principio della dinamica, no? Pensiamo al moto dei pianeti attorno al Sole, anche lì c'è l'interazione con l'applicazione del terzo principio. Forza gravitazionale, adesso facciamo un'analisi delle forze che agiscono sui corpi, quelle che conosciamo. La forza gravitazionale, beh, possiamo pensare che nel 1686 Newton giustifica il moto dei pianeti intorno al Sole, se vogliamo, con l'esistenza di questa forza che è uguale a G per il prodotto delle masse tra i pianeti e la distanza al quadrato tra i pianeti. G è la costante di gravitazione universale che vale 6.67 per 10 alla meno 11 Newton metro quadro fratto chilogrammo al quadrato. Quindi diciamo che questa forza F è direttamente proporzionale al quadrato delle masse, o al prodotto delle masse, mi correggo, ed è inversamente proporzionale invece al quadrato della loro distanza, quindi direttamente proporzionale al prodotto M1 per M2 ed è inversamente proporzionale al R quadro, cioè questa costante di proporzionalità che è G, no? E chiaramente noi l'abbiamo più volte ritrovata questa formula quando abbiamo studiato le interazioni del pianeta Terra con gli oggetti, no? Ecco, in quel caso abbiamo parlato più volte del peso, della famosa forza peso, che deriva da questa formula, dalla legge di gravitazione universale. Nel momento in cui assegniamo ad R
il raggio della Terra e assegniamo ad M1 la massa della Terra e ad M2 sarà la massa dell'oggetto, quindi G per M1 su R quadro rappresenta quella che chiamiamo G, l'accelerazione di gravità. E, perché sappiamo che è vero che i pianeti ruotano attorno al Sole, e questo moto è regolato dall'applicazione di questa forza di interazione tra il Sole e i pianeti, ma è anche vero che l'abbiamo più volte ritrovata questa forza come forza attrattiva con cui la Terra attrae i corpi su di sé, quindi è un caso particolare, abbiamo detto, la forza peso di questa forza gravitazionale, appunto dando ad R e ad M2 i valori della massa dell'oggetto, raggio della Terra, e ad M1 la massa del pianeta Terra. E quindi se passiamo alla successiva, no? Qui ho rappresentato il pianeta che ruota intorno al Sole, quindi massa del Sole, massa del pianeta, quindi questa è la forza di gravitazione universale. Qui invece la Terra con un oggetto, il peso che noi conosciamo come M per G, vediamo che qui c'è l'applicazione anche del terzo principio della dinamica, azione e reazione, e vediamo che questo G si configura come G grande MT su RT quadro. Quindi la vediamo in questa forma, la famosa formula F, peso uguale M per G. G è l'accelerazione di gravità, che all'incirca sono 10 metri al secondo quadro, 9,81 metri al secondo quadro. Ecco, l'importante è ricordare che non bisogna confondere la massa con il peso. Mentre il peso varia al variare del pianeta su cui lo calcoliamo, pensiamo che un oggetto che ha massa pari a 60 kg ha un peso diverso se calcolato sulla Terra o calcolato sulla Luna. Perché sulla Terra G è 9,81 metri al secondo quadro, sulla Luna G invece ha un altro valore, che è 1,63, cioè un sesto di questo 9,81. Quindi è chiaro che una persona che ha una massa di 60 kg avrà un peso diverso sulla Terra e sulla Luna, quindi un peso di 600 newton sulla Terra, perché basta fare appunto 60 per 10, abbiamo detto che già è circa 10 metri al secondo quadro, mentre sulla Luna, essendo un sesto, sarà 100 newton, quindi un sesto diciamo del peso sono 100, quindi una persona che pesa 600 newton sulla Terra pesa 100 newton sulla Luna. Questo è molto importante, quindi la massa è costante, varia il peso. Poi argomenti che dobbiamo richiamare da ricordare sono questi, cioè densità, massa fratto volume, peso specifico, peso fratto volume, unità di misura cambiano chilogrammi su metro cubo, newton su metro cubo, questo è il corpo C di massa M. Ricordiamo che il peso specifico è densità per G, è derivata da questa relazione qui. Poi abbiamo qui una forza, più che forza elettrica, qui ho scritto forza elettrica, ma è una forza naturalmente elastica. Ecco, scriviamo questa forza elastica, quindi forza elastica. Ora, perché parliamo di forza elastica? Parliamo di forza elastica perché fondamentalmente è una forza che conosciamo. Pensiamo ad una molla che tiriamo oppure comprimiamo. Bene, l'interazione della molla con la nostra mano avviene perché c'è un'interazione di forze, la forza che la molla esercita sulla nostra mano. Immaginiamo, ecco, questa la manina e questa la molla, in rosso ho indicato la forza esercitata dall'oggetto sulla molla, qui stiamo però allungando la molla, e in blu ho indicato la forza elastica di richiamo della molla, no, sull'oggetto. In effetti l'interazione tra molla e oggetto avviene con queste due forze, fondamentalmente sono uguali opposte, e la reazione è questa, la forza elastica è meno K per XX di quanto la molla si sia allungata rispetto alla lunghezza originale, cioè prima che fosse sollecitata, e K è la costante elastica della molla, sì, l'abbiamo chiamata costante elastica, e diciamo anche che esiste questa relazione nel piano cartesiano, una legge lineare, K è la pendenza di questa retta, ed F su delta L, che abbiamo anche X, è uguale a K. Quindi praticamente entro un certo limite noi possiamo allungare la molla senza avere, diciamo, delle deformazioni irreversibili. Dopo un certo limite possiamo dire che la molla si deforma in modo irreversibile, e se superiamo il limite di rottura si spezza. Quindi in effetti io dico che la legge è lineare fino a un punto limite, dove il limite di elasticità si chiama, fino a questo punto, ecco, noi abbiamo una lunghezza massima di deformazione che è un limite elastico, dopodiché la legge non è più lineare, ma teniamo conto che non sarà lineare, però la deformazione diventa irreversibile. Quindi su questo tratto è reversibile, cioè significa che
cessando la causa che ha deformato la molla riacquista la lunghezza originale. E qui abbiamo la reazione forza elastica come meno K per delta con L, nota come legge di Hooke, questo è importante. La legge di Hooke è molto importante perché fondamentalmente è rappresentata questa relazione. E il segno meno dice che naturalmente la forza elastica si oppone alla variazione di lunghezza della molla. Qui, come al solito, ribadiamo questa relazione che ci dice che questa legge originale vale fino al punto, al limite di elasticità, dopodiché la deformazione diventa appunto irreversibile. Beh, anche un'altra forza ci deve essere nota. Abbiamo visto la forza gravitazionale, la forza elastica, la forza di attrito, che sappiamo può essere di tipo statico o di tipo dinamico. Parliamo di attrito radente, l'attrito statico è mu con S per la componente ortogonale al piano su cui poggia l'oggetto, una forza di contatto. L'attrito dinamico è mu con D per la forza sempre perpendicolare esercitata dal corpo sul piano su cui poggia. Ricordiamo che il coefficiente di attrito dinamico è minore di quello statico e la forza di attrito statico perché è importante? Beh, è importante per tanti aspetti, diciamo soltanto che fondamentalmente la forza di attrito è una forza che di contatto è proporzionale alla componente ortogonale che agisce sulla superficie di contatto, non dipende dalle dimensioni della superficie di contatto, ma dipende dal grado di levigatezza dei materiali a contatto. È più difficile mettere in moto un corpo che non mantenerlo in movimento. Questo ricordiamolo. E diciamo anche che l'attrito statico interviene quando il corpo naturalmente non è in movimento, è in quiete, cioè è fermo e deve essere messo in moto. In effetti questo FAS è il massimo valore che diciamo si esercita nel contatto corpo-superficie prima che esso si metta in moto. Quindi diciamo che potremmo dire che FAS rappresenta anche, io qui l'ho scritto dopo, allora, diciamo che l'attrito statico interviene quando il corpo è in quiete e deve essere appunto messo in moto. Qui ho indicato V uguale a zero, corpo in quiete, qui abbiamo delle forze, la forza peso, l'attrito statico. E ora, se la forza applicata è minore dell'attrito statico, la forza applicata intendo il risultante di tutte queste forze che ho sopra il corpo non si muove. Beh, l'attrito dinamico invece è questo qui, interviene quando il corpo è in movimento, questo è un corpo in movimento che si sta muovendo e interviene questo FAD che abbiamo detto ha la caratteristica che è minore dell'attrito statico. Io qui ho scritto che la forza dell'attrito statico è la minima forza che si deve applicare al corpo perché esso si metta in moto. La forza di attrito non dipende dalla dimensione della superficie di contatto, l'abbiamo già detto, dipende dal grado di levigatezza dei materiali messi a contatto. Poi c'è un altro attrito che dovremmo conoscere, che è l'attrito radente, cioè l'attrito volvente. Adesso diciamo che i due casi che abbiamo visto, cioè di attrito statico o attrito dinamico, di corpi a contatto in cui non c'è un rotolamento ma c'è uno strisciamento o uno scivolamento, diciamo, quindi i due casi già esaminati prima, rientro nel caso in cui si parli di attrito radente. Si parla di attrito radente quando si osserva tra due corpi, cioè si osservano due corpi che strisciano uno sull'altro, no? Quindi i casi precedenti sono tutti di attrito radente. Quando c'è invece un rotolamento, cioè vediamo un corpo che rotola su un altro, pensiamo a una ruota su un pavimento, a una sfera che rotola su un pavimento, beh, in quel caso l'attrito non si chiama più radente ma volvente, quindi questo è l'attrito volvente, no? E c'è un'altra formuletta che ci dà appunto FA volvente, cioè questa è la forza di attrito volvente esercitata dal pavimento su questa ruota, che è minore dell'attrito radente. L'attrito volvente è minore, non dimentichiamo che, e questo è il motivo per cui ad esempio si usano dei carrelli per spostare oggetti pesanti oppure cuscinetti a sfera, no? E quindi ripeto, l'attrito statico e dinamico visto, esaminato precedentemente, rientra nei casi di attrito radente in cui c'è uno strisciamento, scivolamento di un corpo su un altro. Il caso invece di un corpo che rotola appunto su un altro rientra nel caso di attrito volvente ed è un attrito, abbiamo detto, minore dell'attrito appunto radente. E chiaramente l'attrito, dopo averlo esaminato, non è dal punto di vista, diciamo,
applicativo negativo, nel senso che lo ritroviamo in tanti aspetti, no, della vita quotidiana. Pensiamo ai chiodi con cui appendiamo degli oggetti o le viti con cui teniamo appunto fissi degli oggetti. Beh, in quel caso tutto accade perché c'è attrito che si sviluppa tra i materiali, no? Oppure la stessa ruota che viene frenata, no? Anche l'azione di frenamento, diciamo, avviene grazie alle forze di attrito. O la stessa azione di camminamento, diciamo, quando noi camminiamo, no? Nel contatto tra i nostri piedi e il pavimento, ci deve essere attrito perché ci possa essere uno spostamento. Quindi l'attrito, da questo punto di vista, è essenziale nella vita quotidiana. E per ultimo vediamo che c'è una sintesi che facciamo sul tipo di forze che esistono in natura, le quattro interazioni fondamentali, quali quella gravitazione, abbiamo già visto, che regola l'universo, no? Abbiamo visto che regola le interazioni tra pianeti, poi ci sono le forze elettriche e magnetiche, no? E in queste noi vediamo appunto le forze di contatto, e poi abbiamo le forze nucleari forti che tengono insieme i nuclei degli atomi, e consentono la stabilità degli atomi e quindi della materia. Le abbiamo qui, le abbiamo enunciate dopo, sono queste, no? Tengono uniti i nuclei degli atomi. Immaginiamo l'atomo, il nucleo, quindi le forze nucleari forti tengono insieme i nuclei degli atomi, mentre le forze nucleari deboli, sono queste, sono responsabili della radioattività. E qui parliamo di processi in cui i nuclei di alcuni atomi emettono particelle e radiazioni. E quindi nel classificare, diciamo, le quattro interazioni fondamentali in natura, ricordiamo appunto le forze gravitazionali, le forze elettriche e magnetiche, le nucleari deboli e le nucleari forti. Con questa ultima slide terminiamo la video lezione.